Da Piazza Verdi è partita la fiaccolata che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra docenti, personale ATA, studenti e genitori, che riuniti in corteo hanno chiesto a gran voce un cambiamento radicale al disegno di legge sulla scuola. Il corteo organizzato dai sindacati della scuola si è fermato per un presidio davanti i cancelli della prefettura di Palermo. Live Sicilia ha raccolto le testimonianze. Cosa c'è da cambiare in questo DDL? C'è da cambiare l'impostazione, perché il mondo della scuola ha bisogno di condividere le scelte che vengono fatte dal governo. Non sono state interpellate le parti sociali e non è vero che sono stati interpellati i lavoratori della scuola. Oltretutto ci sono troppe deleghe dentro, per cui non si avrebbe la possibilità di contribuire in nessuna maniera al miglioramento della scuola. Cosa chiederete stasera al prefetto? Noi chiederemo al prefetto di interessarsi e di intercedere per noi, perché i sistemi democratici non possono essere azzerati né col gessetto né anche con le spugne. Una delle cose che non vanno di questo DDL. Il diritto allo studio che sarà leso da questo DDL, tutti i cittadini non avranno lo stesso diritto, avranno diritto quelli che potranno pagarsi la scuola. E poi il docente che non avrà più una sede. Sarà un viaggiatore per la provincia secondo della discrezionalità del preside, assolutamente senza parametri ben definiti perché ci sono le leggi delega che non sappiamo che cosa conterranno. Il mondo della scuola è fortemente risentito e contrario alle determinazioni del governo e alla caparbietà dello stesso di procedere verso la firma, diciamo, l'approvazione di questi dei contenuti che provano e trovano il mondo della scuola più contrario, in modo particolare allo strapotere dato ai dirigenti scolastici, non tanto nell'organizzazione delle attività del mondo della scuola, quanto in questa possibilità che i dirigenti stessi avranno di chiamare il personale per le attività della scuola da questo albo che contraddice sostanzialmente tutte le modalità di reclutamento oggettive, trasparenti che finora il mondo della scuola, di cui finora il mondo della scuola ha potuto godere. Personale ATA in teoria non sarebbe toccato dal DDL scuola, ma è normale che indirettamente siamo toccati, visto che un taglio di almeno 2.000 unità riguarderà sicuramente gli assistenti amministrativi ed l'unico punto del piano sulla buona scuola in cui si parla del personale ATA riguarda esclusivamente i tagli al personale, spacciandoli per una presunta rimodernizzazione della rete informatica, sapendo bene che già il sito del ministero ha già problemi di suo. Penso che sicuramente non sarà un decreto che porterà benefici alla scuola se non in termini di tagli al personale, peggiorando o provando ad esternalizzare esclusivamente i servizi.